Io avevo 9 anni quando eravamo sfollati. Prima siamo andati dai nonni a San Francesco, al Monte Certosino, poi siamo stati sfollati. Prima siamo stati dalla mia bisnonna a Laureto e un giorno sono capitati gli inglesi, questi hanno chiesto da bere e il cugino e lo zio di mio babbo stavano dandogli da bere. Sono arrivati i tedeschi, li hanno fatti fuori a tutti e due, al babbo e al figlio, perché davano da bere agli inglesi. Dopo questo avvenimento il mio babbo ci ha portato via, siamo andati a Cerreto. Una sera hanno cominciato a buttare giù i bengala per illuminare tutto e noi ci siamo spaventati tanto. E allora il mio babbo con altri due amici sono andati giù in una vallata di Cerreto, hanno cominciato a scavare per fare un rifugio e ci siamo rifugiati là. Ci siamo rifugiati là con altre due famiglie di Mondaino. E allora niente, arriva il mio babbo con un amico e hanno un tedesco nelle mani, uno di qua, uno di là, qui il mio babbo, qua il suo amico, e sto tedesco tutto quasi moribondo, ci sembrava. E allora dice, abbiamo trovato questo signore ferito, una spalla tutta maciullata aveva. Allora la mia mamma aveva portato con sé nel rifugio un'imbottita per far dormire a noi, un'imbottita di lana da letto grande, e hanno fatto stendere questo tedesco, febbricitante, proprio era nero in faccia. Questo delirava e noi non sapevamo come fare. L'hanno fatto stendere su sta imbottita, poi io, la mia sorella, si chiamava Marta, si è allontanata sulla bocca del rifugio. La mia mamma, che era spaventatissima, ha cominciato a urlare, Marta, Marta, vieni dentro. Questo tedesco ha fatto un salto così, no? Come proprio ha sussultato. Noi siamo rimasti tutti, io avevo 9 anni, però ce l'ho ancora presente. Abbiamo detto, ma cosa gli succede? Lui nel delirio credeva di essere a casa, perché aveva una bambina che si chiamava Marta, dell'età della mia sorella. E allora, con la mano buona, ha tirato fuori il portafoglio e ha tirato fuori la foto di una bambina dell'età di mia sorella. Quindi lui nella mia sorella vedeva la sua figlia e a noi ci ha fatto tenerezza. Poi ha dimostrato di volersi andare a costituire assolutamente. E quell'amico di mio babbo le ha dato i suoi vestiti da civile e pensi l'azzardo, lui si è vestito da tedesco con i vestiti di questo signore e l'hanno accompagnato al comando inglese, perché lui si è voluto costituire. C'è rimasto un po' il rimpianto di non aver chiesto un indirizzo, un nome, niente, perché erano momenti tragici veramente. Dopo, una mattina, viene a casa, il mio babbo era andato a prenderci qualcosa da mangiare qui a Mondaino, arriva e dice, sapete, è finita la guerra. E siamo arrivati a Mondaino. Quando siamo in piazza, le macerie, non dico alte come questa casa, ma il doppio, perché le case erano state distrutte, quindi le macerie erano alte più di sta casa. Siamo dovuti passare sopra queste macerie per andare a casa. Andiamo a casa, la casa aveva tutte, erano caduti tutti i pezzi, perché eravamo al terzo piano a Mondaino, in mezzo al paese. Il tetto non era caduto, però cadevano sti pezzi di roba e allora non potevamo stare lì. E siamo andati dalla mia nonna che abitava in fondo al paese, però loro non avevano le stanze da darci e ci hanno fatto dormire nel fondo. C'erano i topi, i ragni, le pulci. Da lì era invivibile, perché era una roba proprio tremenda. E dopo siamo andati a abitare dalle suore, maestre Pie, che lì, pensi, eravamo al terzo piano, il bagno era di sotto in fondo, 3 bambine di notte, senza luce, senza niente, senza riscaldamento, senza niente. Poi davanti a noi sono arrivati i canadesi e gli inglesi, erano nella stanza lì di fronte, portavano i panni da lavare e poi ci portavano i biscotti, le robe come ricompensa, insomma.
Dopo abbiamo trovato una casa, mio babbo ha trovato una casa qua giù al borgo e siamo venuti qua e poi da lì abbiamo traslocato ancora, poi ancora, insomma, in tutto abbiamo cambiato 13 case. Giocavamo sempre assieme, noi la guerra non la vedevamo, noi giocavamo, facevamo le commedie, facevamo, insomma, e io avevo 9 anni, insomma. Cosa devo dire? Noi non la vedevamo la guerra, noi eravamo felici perché da mangiare il mio papà non ce l'ha mai fatto mancare e noi non abbiamo conosciuto la miseria che hanno conosciuto tante mie amiche, perché una mia amica aveva altre 2 sorelline, ma una era piccolissima, niente, ma con l'altra ha dovuto dividersi una sardina, sa cos'è? È come un dito.